Amici sportivi di Odeon, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte della terza puntata di S4, il nuovo programma televisivo delle 4S, Sport, Sun, Sea e Snow, il programma dedicato agli sport all'aria aperta, al mare e alla montagna. Con me Elisa Santamaria, che ci accompagna in questa avventura, in questa nuova trasmissione che è in onda sulle frequenze di Odeon TV da fine gennaio fino a fine maggio, 18 le puntate previste, parterre eccezionale. Maurizio Ferrazza del Funivia di Pinzolo, Giancarlo Cescatti, direttore della PT di Manoli Campiglio, un grande uomo di sport, Alfredo Tradati, general manager di Outdoor Test, il nuovo sito per tutte le prove dell'abbigliamento, nonché commentatore televisivo, e Francesco Bosco delle Funivie di Campiglio. Abbiamo qui due uomini di Funivie, Campiglio e Pinzolo. Quest'anno vi siete uniti finalmente, dopo tanti anni, adesso si arriva a Pinzolo. E si arriva a Campiglio con gli sci, questa nuova inaugurazione che ha fatto veramente scalpore questo collegamento. Beh, ha fatto parlare moltissimo, anche perché chiaramente questo è diventato il più grande comprensorio sciistico sci e piedi di tutto il Trentino occidentale. 150 km di piste serviti da 60 impianti di risalita, una stagione che si protrarrà fino a metà aprile e soprattutto un'offerta veramente eccezionale. Noi usiamo dire che ormai la Val Rendena insieme alla Val di Sole è diventato un grandissimo ipermercato della neve in grado di offrire soluzioni per tutte le tasche, avendo un unico comune denominatore, un grande demanio sciabile, appunto quello di Madonna di Campiglio, Pinzolo e Folgare della Marileva. Ecco, demanio sciabile, voi di Pinzolo vi siete adeguati a questo collegamento bellissimo che ci diceva adesso appunto il dottor Bosco, però avete fatto anche delle novità nel vostro comprensorio sciistico perché avete un paio di piste nuovissime, bellissime, la Dolomitica e quell'altra, una diretta, direttissima che vi La porta direttamente giù, Dolomitica, e l'altra. l'altra è una Dolomitica Tour, praticamente sono dei percorsi che abbiamo proprio creato per avvicinarci a un prodotto di elite come Campiglio. È una pista che parte dai 2100 metri del Dors del Sabion, scende direttamente fino a valle a 800 metri, quindi sono 1300 metri di È dislivello. bella, una bella, Sì, bel dislivello. ma soprattutto anche perché segue la morfologia della montagna, quindi è un pistone con punte del 70% di pendenza massima. Ha una pendenza media alla star di oltre il 36%. Mentre la tour, un po' più agevole e comunque impegnativa, ha una pendenza media del 22%. È comunque un prodotto, anche questo d'élite, una delle piste più belle che ci sono adesso in giro. Alfredo, dal tuo punto di vista, grandi investimenti che fanno bene allo sci, all'economia degli sport invernali. Assolutamente, sono necessari perché, come diceva giustamente Francesco Bosco, bisogna accontentare tutte le tasche e tutto il pubblico possibile che possa avvicinarsi allo sci. Lo sci è lo sport più bello del mondo, ne sono convinto, e quindi deve essere alla portata sicuramente di una più vasta Ecco, con presenza. te voglio parlare proprio anche della stagione ottima degli azzurri, però tu sei reduce dall'ISPO, che è la fiera dell'articolo sportivo europea più importante. In Italia fanno la Pro Winter dal 18 al 20 di aprile. Com'è il momento dal punto di vista appunto dell'articolo sportivo invernale in questo Allora, momento? sicuramente la congiuntura economica non è delle migliori, però direi che la risposta che ho avuto da molti interlocutori a ISPO di Monaco è stata: beh, pensavamo sarebbe stato peggio, e questo è sicuramente un qualcosa di positivo, nel senso che effettivamente ci sono segnali di ripresa, più nel settore dell'outdoor estivo, qualcosa meno nel settore invernale, ma anche lì ho visto facce un po' meno tese di Tese. quanto invece non si potesse immaginare. A Campiglio, Giancarlo, tu sei il direttore della PT, quindi sei un po' il termometro perché la PT, l'azienda per il turismo, è quella che promuove il territorio. Com'è il clima a Madonna di Campiglio? Sicuramente è una delle, diciamo, top 5 a livello europeo delle località sciistiche. Voi avete tanti stranieri che adorano Madonna di Campiglio, tanti italiani, avete anche tanti eventi, siete stati bravissimi. Avete il calcio d'estate con l'Inter, poi altre squadre che arrivano appunto nella vostra valle, e avete soprattutto tanti eventi. Abbiamo parlato appunto dell'inaugurazione, abbiamo parlato nella prima parte della 3-3, poi ne parleremo ancora del valore di questa grande gara, ma soprattutto avete avuto anche Vroom, che è questo evento aperto a tutti, che vuol dire un evento con Ducati e Ferrari assieme a Madonna di Campiglio, e poi tanti altri eventi per questa primavera che sta per iniziare. Sì, assolutamente, il territorio è ricchissimo di eventi e di opportunità. E, verso fine stagione ospitiamo delle manifestazioni anche di sci alpinismo,
e la Chaspin Go, abbiamo poi i campionati assoluti di fondo a fine marzo. E, cioè, ogni weekend praticamente... Il territorio è davvero ricco di opportunità, anche di incontri mondani, è un territorio sofisticato che è in grado di soddisfare palati anche più esigenti dal punto di vista della mondanità e non solo dal punto di vista tecnico-sportivo. E devo dire che quest'anno la stagione ovviamente non è eccellente a causa della crisi economica e delle precipitazioni che non sono state proprio abbondantissime. Un po' ritardata all'inizio di stagione, ma adesso forse di neve. Però bisogna sottolineare che la competenza delle società degli impianti di risalita, l'efficientissimo sistema di innevamento programmato garantiscono una perfetta sciabilità su tutti i 150 km della schiara, quindi questo ci tengo a sottolinearlo per ricordare agli amanti della montagna e della neve che nel nostro comprensorio si può sciare perfettamente anche se il cielo magari non ci ha dato i metri di neve come capitava negli anni passati. Elisa, conosci Madonna di Campiglio? Sì, sono stata un'assidua frequentatrice sia di Madonna di Campiglio che dell'intera Val Rendena, che conosco abbastanza, direi. Sono sicuramente convinta non che... Non sei tifosa dell'Inter perché va già... Guarda, a dispetto del colore... Perché sei nerazzurra. Esatto, ma sono dall'altra parte, dai cugini. C'è un qualcosa di rosso, brava. invece tu, Bosco, sei bresciano, no? No. Per il Bergamo, l'Atalanta. Insomma, sì. Il cuore, anche tu nerazzurro per l'Atalanta. Ma lo so, senti Francesco, con te voglio parlare di questo grande successo anche con Giancarlo, perché finalmente il grande sci, abbiamo parlato della mondanità, dei grandi eventi, però lo sci è nato a Campiglio, lo possiamo dire con la mitica 3-3. Dopo anni di purgatorio, l'ultima edizione è stata nel 2005, ritorna la 3-3 a dicembre 18 dicembre, già fissata la data. 18 dicembre. Cosa vuol dire? Parlavamo con Alfredo poc'anzi. Effettivamente a Campiglio è mancata la Coppa del Mondo, ma parlando con tantissimi amici, tecnici, allenatori, atleti, giornalisti, credo che in questi anni sia stata Campiglio che è mancata la Coppa del Mondo più che la Coppa del Mondo a Campiglio, perché effettivamente sono veramente tutti contenti, ma anche gli stranieri, di ritornare finalmente a Madonna di Campiglio. Perché la pista è una pista con la P maiuscola, perché il contesto è veramente eccezionale, perché c'è questo canalone che lo ti vediamo butta... proprio, queste sono le immagini dell'ultima Coppa Europa. Ecco, queste sono immagini di Coppa Europa che chiaramente, dico, vista dall'alto, tu vedi praticamente il paese, ti sembra di tuffarti in mezzo al paese. E poi l'ambiente che ti circonda e soprattutto fatta alla sera su questo canalone, credo sia una delle più belle gare di tutto il circuito. E questo chiaramente il fatto di ritornare, e speriamo che ritorni in pianta stabile, per Madonna di Campiglio e direi anche per tutto il Trentino, è sicuramente un motivo di vanto. Sicuramente è mancata anche l'ospitalità dei trentini alla Coppa del Mondo, perché è sempre un buon motivo per tornare in Val Rendena fino a Campiglio, giusto? Sì, anche perché l'ospitalità è una grande ospitalità. Dobbiamo ricordare che Madonna di Campiglio, ad oggi in Madonna di Campiglio vi sono 35 hotel a 4 stelle e la più alta, 35, è la più alta concentrazione di hotel a 4 stelle di tutto l'arco alpino. E questo la dice lunga chiaramente sulla qualità dell'ospitalità. A prezzi ottimi. Alfredo, poi ecco, la 3-3 è slalom speciale. Qui si è disputato anche il super gigante e tante tappe. Quest'anno l'Italia in slalom speciale sta facendo dei buoni risultati, un'ultima la vittoria di Kitz, di Deville, insomma, quindi... La miglior squadra, possiamo miglior dire squadra. Che... Teolier ha fatto un bel lavoro, assolutamente, Teolier è un grande allenatore che ama parlare abbastanza poco e forse questo è anche importante, dà fiducia agli atleti. Ci sono degli atleti, come proprio ho citato Deville, ma non solo lui, Patrick Thaler, per esempio, che... da tanti anni in Coppa del Mondo non sono riusciti mai a arrivare a questo livello e finalmente si sono sbloccati, soprattutto Christian, e arrivare alla vittoria. Quindi poi ce ne sono altri, c'è Gross, è una squadra Razzoli, che... Razzoli è un bel problemino, io direi, Razzoli, perché ha nei piedi il talento una da campione olimpico esplosiva. Ma probabilmente forse dovrebbe essere un pochino più seguito dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, perché lo vediamo abbastanza appesantito nelle ultime prove. Due terzi di gara alla grande, l'ultimo terzo invece si spegne tutto, quindi ci sarà da lavorare. Giancarlo, tu condividi, tu sei anche maestro, oltre a essere anche maestro di sci, se non sbaglio. Sì, corretto. Quindi ne capisci anche di sci.
Sì. No, mi dicono fai così, no, c'è qualcuno che fa così, non so cosa vuol dire. Cioè, mi sembra che visto il ruolo che ricopro e l'attività che faccio, purtroppo non riesco più a sciare così tanto come vorrei, insomma, come facevo una volta. Però sì, sono messo di sci e la passione è rimasta, insomma, nel cuore. C'è ancora. Vabbè, ma adesso è un bel lavoro, sei il direttore della PT, mi fanno segno di tagliare purtroppo ora, cosa c'è? La pubblicità, a tra pochissimo con S4. My second skin to London 2012. Vetro rotto? Dr. Glass risolve. Tanti anni fa ero in macchina, proprio come te adesso, e decisi di fermarmi alla Kuwait. Due chiacchiere col gestore, il pieno, un caffè, e notai che quelle persone avevano qualcosa in comune con me. Capita. Insomma, mi trovai così bene che continuai a fare il mio lavoro da qui. E oggi trasmetto da una stazione Kuwait. Cercami. Scusi, ma il DJ trasmette da qui? No. È tutto registrato. Ah, ok. Kuwait, il migliore amico di chi guida. Hands-free, design e tecnologia. La nuova serie di televisori LED concentra performance elevati e una visione ultra realistica in meno di 4 cm di spessore. I televisori SV sono dotati di schermo panoramico LED retroilluminato e tecnologia green per un risparmio energetico del 50%. Disponibile nei formati da 19 a 42 pollici, ti porta un passo oltre l'HD. Find yourself in Asprey. Fiera Bolzano vi invita a ProVinter 2012, la fiera internazionale del noleggio e dei servizi per gli sport invernali. Oltre 350 aziende, molti eventi e venerdì, giornata dedicata agli appassionati dello sci alpinismo. ProVinter e Alpitech 2012, da mercoledì 18 a venerdì 20 aprile.